Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Qui si parla di arte e creatività applicata alla pittura delle miniature. Se non volete perdervi nessuno dei prossimi video che caricherò, vi ricordo che potete iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche. In descrizione vi lascio sempre i link ai prodotti e video consigliati. Ma detto questo, non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Nel video di oggi vedremo come realizzare un incarnato femminile a pennello utilizzando semplicemente tre colori. Il modello che utilizzeremo è Elie Bon Puppeteer di Rebellis Games, lo sponsor del video di oggi. Rebellis è una realtà italiana che si dedica alla creazione di bellissimi modelli da collezione 75 mm, non semplici modelli, ma piccole opere d'arte accompagnate da una storia molto approfondita e curata che condiziona ogni scelta di design, grande attenzione per la qualità del cast e della produzione e accompagnate da un piccolo pezzo d'arte in edizione limitata, realizzato con tecniche peculiari strettamente legate al soggetto. Per supportare questa realtà e scoprire gli altri modelli realizzati da Rebellis, vi lascio il link al sito internet e ai social qui sotto in descrizione e nel primo commento in evidenza. Ringraziando nuovamente Rebellis, passiamo ora a ciò che dipingeremo oggi. Questo è l'incarnato a cui mi sono ispirata per il modello di Elie. I colori che useremo sono sostanzialmente tre, anche se in mancanza potremmo omettere il colore centrale e creare una o più vie di mezzo tra gli estremi. Per le parti più in ombra useremo Hull Red, per poi passare ad una tonalità più chiara come Mahogany Brown e infine schiarire con Vampiric Flesh. Li posizioniamo tutti sulla wet palette ad una certa distanza tra loro così da poter sfruttare lo spazio per eventuali tonalità intermedie. Per stendere il colore base senza rovinare i pennelli in setola naturale, possiamo anche avvalerci di un pennello sintetico per lo sketch, purché abbia le setole sufficientemente morbide da non lasciare i segni delle pennellate. Stendiamo il colore più scuro su tutta la superficie dell'incarnato, senza lasciare intravedere il colore del primer, e facendo una seconda passata se necessario. Se si stanno usando colori coprenti e che si stendono bene come gli AK, probabilmente non sarà nemmeno necessario, neanche su base nera. A questo punto abbiamo ottenuto la nostra base di partenza per l'incarnato. Passiamo quindi al colore intermedio, nel nostro caso Mahogany Brown, e ad un pennello più delicato in setola naturale. Stabiliamo quindi la direzione da cui arriva la nostra luce, nel mio caso dal lato verso cui è rivolto il viso. Cominciamo quindi a inserire delle luci verso quella direzione. Dobbiamo quindi adattare la forma della luce che stiamo inserendo alle forme del corpo. Quindi con delle strisce di luce verticali nelle braccia e sezioni più o meno ampie che seguono l'anatomia sul ventre. Non dobbiamo però fare l'errore di illuminare solo ciò che sporge, ma ricordarci anche che eventuali aree un po' concave sulla pancia, ma rivolte verso la luce, prendono comunque luce, così come quelle sporgenti. Per questo non la coloriamo simmetrica, ma adattandola alla direzione della fonte di luce. Per le gambe seguiamo la stessa logica delle braccia, ricordandoci sempre di lasciare delle zone di ombra e soprattutto che quando schiariremo dovremo aggiungere più luce nella metà alta del corpo e meno in quella inferiore. Ora abbiamo questa bozza di luci sul davanti, che dovremo ovviamente integrare meglio con il fondo e sfumare, ma il retro, che potremo andare al contrario e scurire leggermente, per ora lo lasciamo così. Per sfumare gli stacchi utilizziamo la consistenza della velatura, di cui vi ho parlato anche in altri video che trovate sul canale, una consistenza che si crea aggiungendo poca acqua e una parte del colore usato per le luci e scaricando il grosso del colore dal pennello fino ad arrivare ad avere pennellate uniformi dall'inizio alla fine. È un modo di sfumare con cui io mi trovo molto bene e che trovo comodo una volta capita la consistenza, ma che non è sicuramente l'unico modo possibile per sfumare. Iniziamo quindi le pennellate nell'ombra, da poco fuori la zona di luce, e riportiamo la pennellata in questa zona. In questo modo lasciamo sempre meno colore nell'ombra e più colore nella luce, nella sua zona di appartenenza. Le aree di sfumatura saranno più lavorate, magari per via delle passate necessarie per ottenere un risultato liscio.
Quindi se poi ci accorgiamo che il centro della luce stessa è meno pulito e definito della sfumatura, è bene ritoccarla leggermente. Otteniamo così un incarnato morbido con ombra e mezzotono, che finora abbiamo chiamato luce, ma a cui dobbiamo inserire almeno una terza tonalità più chiara. Uniamo quindi tonalità Mahogany Brown e Vampiric Flesh a formare tonalità intermedie che ci serviranno per le luci. Con quella più scura tra quelle create, con consistenza piena e coprente, inseriamo delle luci nelle aree di mezzotono. Anche in questo caso non dovremo inserirle in ogni area, altrimenti otterremo un aspetto finto e innaturale. Dovremo illuminare solo le aree con più volume e rivolte verso la luce, ricordando di illuminare, come detto prima, la parte più alta e optando sempre per una maggiore verosimiglianza anatomica. Anche in questo caso, cercare delle reference ci può aiutare a interpretare meglio i volumi. Come ormai sappiamo già fare, creiamo anche di questo colore una velatura e la usiamo per sfumare gli stacchi. Non solo, la possiamo utilizzare anche per lasciare intravedere appena zone di ombra leggera, come la rientranza del muscolo nella gamba, in modo che ci sia, ma senza essere troppo evidente. Dato che si tratta di un esempio semplice di incarnato, ci fermeremo ad un ultimo step di luce. Qui dovremo stringere ancora di più la zona colpita per enfatizzare solo quello che vogliamo si noti di più. Trattandosi di un colore chiaro, anche se ci siamo arrivati gradualmente, probabilmente serviranno due passate, o almeno sarà necessario rinforzare un pochino le aree più interne dopo aver sfumato i contorni. Diluendo colori così ricchi di bianco avorio, può capitare di ottenere una sorta di filtro chiaro, soprattutto se ci allarghiamo troppo. Per questo, una volta fatto, possiamo riprendere il colore iniziale, nel nostro caso Hull Red, alleggerito anche più di una velatura per irrobustire alcune ombre che sono andate perse. Lo possiamo usare per creare un'ombra sottile in concomitanza dei tralci che si attorcigliano intorno alle gambe e alle braccia e più in generale adiacenti agli indumenti. Per il retro vedremo molto velocemente una possibile soluzione. Per creare un elemento più freddo e scuro possiamo avvalerci di un colore come il blu di Prussia, da unire a Hull Red e alleggerire per creare una tonalità perfetta per ombre sul retro. In questo modo partiremo da un colore ancora più scuro e profondo per le ombre e anche se arriveremo ad inserire luci fino al secondo step, ovvero Mahogany Brown, avremo comunque tutti e tre gli step. Se vogliamo arricchire ancora di più l'incarnato, possiamo giocare con tatuaggi, lentiggini o altre particolarità. Ma oggi vediamo delle semplicissime cicatrici. Prendiamo un pennello sottile con il quale abbiamo un buon controllo e con Hull Red o un color vinaccia segniamo sottilissime linee laddove vogliamo creare le cicatrici. Io ne farò solo tre come esempio. Ad ognuna di queste affianchiamo una linea chiara di pari lunghezza, anch'essa molto sottile, che darà spessore. E poi passiamo sopra con una velatura del colore dell'incarnato per integrarla meglio con il resto. Questo è quindi il risultato finale sul bellissimo modello di Elie Bon Puppeteer, di cui vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione. E non possiamo che ringraziare ancora Rebellis per aver reso possibile questo video. Io vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!